Buonasera ragazzi, bentornati sul canale del Predone. Riveniamo con Cyberpunk 2077 che stai aspettando? E l'arrivo alla base dei Maelstrom. Non ti conosco. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Ah, bel posticino. Non stanerebbe qualche pianta, però. Lo lascio in questo modo, in modo che gli date un'occhiata, eh. Ho fatto lo scorrimento in modo da poterlo leggere bloccando il video. Sembrano ben preparati. Mai vista una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come... Stessa storia, ragazzi. Faccio lo scorrimento lento in modo che nell'eventualità lo bloccate. Cosa di Royce, il loro boss? Ne ha parlato Dex. L'ha definito speciale. Investigo sempre, che vedete che qualcosa si rimedia sempre. Poi a me piace proprio girare nei giochi, vedere se trovo qualcosa di strano, qualche easter egg. Stessa storia, no, un altro tratto. Ma sempre lì andiamo. Mina Meltech. Mina antiuomo a shrapnel direzionale. La mia preferita. Raffinati. Di difesa. Entra nell'ascensore, cacasotto. Non ti agitare, cercano solo di spaventarci. Vieni o no? Nervi saldivi. Ma chi si agita? Siamo a casa loro.
Tranquillo, su. Allora, che volete? Avete un bot. Modello MT-0D12, anche detto Flathead. E? A voi che ve ne frega? Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce, se serve. Nah, tu parli con me. Mi chiamo Tum Tum. Divano, siediti. Io so sempre, ragazzi, lo dico, come ho già detto in precedenza, a me piace il giro da capo e tutte le stanze. Sei sordo, cazzo! Devi stare calmo. Ah, bene, lo stesso vale per te. Sto in piedi. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo che lo chiedessi. Appoggia quel culo, Jack, prima che ti pian... Siediti. So già che non finirà bene, ma... merda. Finalmente. Forza, rilassiamoci un po'. Fatti un tiro. Meglio? Ora possiamo parlare. Perché a lui no? Ecco qui. Flathead, modello MT-0D12. Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica, termo-ottica. Piena immersione cognitiva con un controller Raven. Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e Kevlar. E guardate qui! Link totalmente integrato. Quando questo ragno sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Beh, potreste vomitare il pranzo. Che ne dite? Ci accontentiamo. Senti che stronzetto esigente. Vediamo i crediti. Li ha Brick. È già stato pagato. Li ha Brick. Io non vedo nessun cazzo di Brick qui. E tu? Fanculo Brick, allora. Facciamo un nuovo accordo. Se non è che tu sia proprio il massimo, eh? Hai buon naso per gli affari. D'accordo. Vuoi Flathead? Tira fuori gli Yeti. Rilassati. Ce l'ho qui. Così? Senza neanche battere ciglio? Li vuoi o no? Ho altro da fare. A proposito, non c'è ancora detto che ti manda. Per conto di chi lavori? Scatta il bordello. Dexter Deshawn. Ecco chi. Dexter Deshawn. Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica. Vuoi dirmi che non è morto? Eccolo qui, il coglione. Ti ammazzo. Mi hai sentito? Vuota il caricatore, vi! Scatenati! Fuerte, cabron! Prendi la roba, il bot e lo shard di controllo. Presto! Ho tutto. Il bot e il controller.
Ricevuto un oggetto icono insieme a sette istruzioni di creazione. Usare questo utile per creare versioni migliori dell'oggetto. Quando si crea una versione dell'oggetto, iconico l'oggetto originale viene distrutto. Gli oggetti iconici possono inoltre essere funzionali come armi o abiti normali. Il pensionamento ne migliora il livello delle statistiche, ma è sempre utile man mano che avanzi nel gioco. Giacca borchiata a maniche corte Maelstrom. Scendete, però scende. No, questo è ancora vivo. Questo pure. Questo pure. Perché là? Io non lascio in vita nessuno, ragazzi. Perché io l'ardi prima categoria? Ma come sei morto male? Storia in aria, ragazzi, non c'è male, eh? Se possono prendere, mi dispiace, ci abbiamo un barboleto. Non scoppierà il mega bordello e ci avranno un miliardo a venirci a fermare. Di produzione, ma non ti piaceva la carne? Ma non c'è un'altra strada? Cibali, niente di utile. Oddio. Bene, si muove, andiamo. Controlliamola. Siamo lì. Ehi, hey, fatemi uscire da qui! Che so? Scusa, non c'è modo per... Occhio,
se mi sposto di un centimetro da questo laser, sono carne trita. È collegato a una mina. Tu sei Craig, vero? Sì, sono io. Oh, merda, sembra passato un secolo. Mi sa che è colpa tua se siamo qui. Siamo venuti per il botto di Dex. Mi ha detto lui di liberarmi. No, solo di recuperare il bot. Tipico di Dex. Eri lì dentro da tanto? Qualche giorno. Ho perso il conto. Alcuni ragazzi ancora leali hanno cercato di aiutarmi. Royce li ha ficcati nell'essiccatore a microonde e mi ha costretto a guardare. A quanto pare ti abbiamo salvato la pelle. Ci devi un favore, ombre. Cazzo, datemi un attimo. Mi ripagherò, ma adesso non è un gran momento per me. Se mai ci rivedremo, mi sdebiterò con voi. Ehi, telecamere. Sai che sono rimasto male. Non capisco che significa quando trova quel, diciamo, c'è quel simbolo sopra. Non lo capisco. C'è una leggenda, qualcosa? E se qualcuno ha, mi dice a che cosa serve quando lui indica in quel modo. Coincidenze? Io non credo.
porca puttana! Un attimo, ci sono! Vai, vai! Io mi raccatto un po' di roba in giro, ciccio capriccio, anzi che faccio? No, faccio pure nello zainetto, no? E invece musica mia, almeno ma lo sai con chi hai a che fare? Ah, queste sono quelle che io non capisco. Prima volta che ce la faccio, tutti i demoni caricati, spezzaici, spero di consigliare. C'è qualcosa qua sotto? Ah? Fermi tutte, eh? Per me se vieni qua ne parliamo. Ehi, telecamere. Ti credi furbo, eh?
ci avviciniamo piano, 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 piano. Molto piano. Occhio. Forza! Questa è la differenza dall'altra giacuzzi, se hai sovrappeso riesci comunque a fare movimenti come i salti. Però certo qualcosa mi tocca svuotarla, ragazzi, che io purtroppo ho avviato che accatto tutto. Mangiamo tutto, ci mangiamo. Oddio, certo mi servirebbe un coso per la vendita, ma sai qua dentro, eh? E sa che non ci stanno. Forza buttare qualcosa. Diciamo che mo viaggiamo molto più snelli e veloci. Dire occhio lì, hanno delle camere. Ho capito. Questa telecamera però, sinceramente. Occhio, ci vedranno. Vedono!
te. Perché non so che finirà in un modo sbagliato. Perché già so che ci daranno un sacco di ammazzate in giro. Che mo non ci faranno sta più tranquilli questi maelstrom infamoni. Ditemi un po' perché. Dici. Ah, Militech. Quegli aggeggi ronzano per tutta la città. Fuori dal cancello. Parliamo lì. Fare affari con i Maelstrom, eh? Non finisce mai bene. Sembra che voi due abbiate avuto fortuna. E tu? Che ci fai qui? Non so ancora chi sia la talpa. Speravo che i Maelstrom potessero chiarire questo punto. Sì, ne dubito. È difficile far parlare dei cadaveri. Potrei sorprenderti. Credo che me la caverò. È stato un piacere. Per noi non tanto, però. Porca troia, Vi. Pensavo che non ce l'avremmo fatta. Siamo una bella squadra, Jack. Sì, lo penso anch'io. A ogni modo, non rimpiango di aver abbandonato la mia vecchia vita. È il dolce profumo del successo, amico mio. Chiama Dex e digli che abbiamo il suo giocattolo. Yes. Ci vediamo all'Afterlife per festeggiare. Dici? A dopo, Vi. Dici che festeggiamo, Jackie? Non lo so perché. Come butta, Mr. V? Tutto bene. Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? E che mi dici della Militech? Certo che ho avuto problemi. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brink. E come hai fatto a convincerlo? Hai usato la corporativa? Ho parlato con Stout. Abbiamo un accordo. Bene, bene. Mi ha dato il chip con i soldi per i Maelstrom. E hai pagato per il flathead con soldi corporativi? No. Ho pensato di tenere gli Eddie per me. E mi sono preso il bot. Senza problemi? No. Ho dovuto usare le maniere forti. Hai le palle quadrate, Mr. V. Ci siamo. È tutto pronto. Che si fa ora? Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Parliamo del resto all'Afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto, sarò lì tra un attimo. A presto, Mr. V. Arasaka. Cazzo.
Afterlife e chiudiamo, ragazzi. Mia ragazzi, che viaggio. Anch'io, mamma. Era ora, amico. Niente ragazzi, siamo arrivati all'Afterlife e chiudiamo qua, come abbiamo detto. Lo rivediamo nei prossimi giorni. Come al solito, grazie per avermi seguito. Mi raccomando, mettete like al video e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, ragazzi.